Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Siamo nel giardino, nell'orto più che altro, l'orto del convento dei frati minori cappuccini di San Giovanni Rotondo. Chissà com'era qui 100 anni fa, più di 100 anni fa, 1919, quando la notizia di questo frate che compiva i miracoli, come ha raccontato il Giornale d'Italia quel 9 maggio del 1919, ma poi qui sono giunti tanti giornalisti e soprattutto tanti fedeli. Fatti inoppugnabili, fatti inspiegabili, fatti indiscutibili. La stampa registrava tutto, riportava con rilievo ogni avvenimento. E sul sagrato della chiesa, la chiesetta antica di Santa Maria delle Grazie, si formavano capannelli, ognuno aveva da raccontare qualcosa di veramente straordinario. Malati, epilettici, ciechi, indemoniati, accorrevano da ogni parte del mondo, qui in questa cittadina garganica, da ogni dove, per chiedere grazie, per chiedere preghiere. Ad esempio una bambina di Ribera, provincia d'Agrigento, Gemma De Giorgi, fin dalla nascita aveva gli occhi completamente privi delle pupille. Questa malformazione congenita mai le avrebbe consentito di vedere. Invece Gemma, dopo aver sognato Padre Pio, cominciò a distinguere le immagini. Frequentò la scuola, imparò a leggere, a scrivere, come una persona normale. Come ad esempio la storia della piccola Ilaria di Chiara. Ad un categorico invito di Padre Pio, deposto l'apparecchio ortopedico che avvolgeva le esili gambe colpite da poliomielite infantile, aveva cominciato a camminare speditamente in mezzo alla chiesa. Antonio D'Onofrio, rachitico, deforme, si era rialzato dall'inginocchiatoio su cui si era confessato, senza più la gobba che era stata toccata qualche minuto prima da Padre Pio. Pasquale Urbano, la storia di Pasquale in quegli anni fece tanto scalpore. Dopo un preciso ordine di Padre Pio aveva gettato i due bastoni che aveva, con i quali si reggeva in seguito ad una caduta. Pasquale da quel giorno camminava bene, era guarito.